Fino a 12 mesi fa parlavo molto più spesso di criptovalute, ma dopo gli eventi che hanno colpito quel mondo, soprattutto nella seconda parte del 2022, ho deciso di cambiare il mio modo di investire. Premetto che i miei contenuti a riguardo non sono mai stati troppo tecnici e inoltre non hanno mai avuto tanto successo, ma rimango convinto del fatto che le criptovalute siano un asset di investimento nel 2023 imprescindibile, secondo me, per qualsiasi portafoglio. Credo che nel lungo termine siano asset altamente premianti, soprattutto quando alla base c'è un progetto tecnologico valido, come potrebbe essere quello di Ethereum. Tuttavia, l'anno scorso diversi exchange sono scoppiati come chicchi di mais, e a partire dal fallimento di FTX, per poi altri successivi exchange, comunque molto importanti anche in termini di miliardi di dollari in gestione, non hanno saputo resistere a quello che è stato il panic selling generale che si è verificato. Questo fenomeno ha messo in mostra purtroppo che il mondo cripto è ancora troppo deregolamentato e che la gestione delle riserve soprattutto necessita di maggiori controlli. Ma sapevate che c'è un modo di investire su questi asset direttamente dal proprio broker o dalla propria banca? E questo lo possiamo fare grazie a una tipologia di strumento finanziario che io non ho mai citato nel mio canale, che sono gli ETN o Exchange Traded Notes. Si tratta di ETP, cioè Exchange Traded Products, che appunto similmente ad altri ETP permettono di investire su un'attività sottostante. Gli ETP sono una famiglia di categorie all'interno della quale troviamo anche gli ETF, che però sono fondi veri e propri, sappiamo benissimo che cosa sono gli ETF, giusto? Mentre gli ETN sono veri e propri strumenti derivati, molto simili agli ETC. Infatti la differenza con gli ETC sta sostanzialmente nel sottostante. Per gli ETC, Exchange Traded Commodity, c'è appunto una commodity, una materia prima come sottostante, mentre per tutti gli altri casi si utilizzano gli ETN. E dato che ancora non possiamo fare affidamento su un ETF, sulle criptovalute, probabilmente non potremo mai, visto che gli ETF di per sé, possono essere costruiti solamente quando il sottostante sono titoli quotati e le criptovalute non sono titoli quotati, il miglior strumento, secondo me, che ci rimane per poter investire su questa asset class sono gli ETN. Apro una parentesi. Se non sbaglio, l'anno scorso, o nel 2021, era stato creato il primo ETF su Bitcoin, ma in realtà non è un ETF su Bitcoin, è un ETF che acquista futures sul Bitcoin, che è un po' diverso. Non affronteremo i singole criptovalute all'interno di questo video perché voglio mantenerlo il più teorico possibile. Sapete comunque che i migliori ETN acquistabili su Borsa Italiana li trovate sul sito JustETF, che è sempre molto aggiornato a riguardo. Io personalmente investo su cripto molto capitalizzate, le più capitalizzate, e soprattutto la mia esposizione sulle criptovalute non supera il 5% del mio intero patrimonio investito. Come sempre, mi raccomando, fate molta attenzione quando si parla di investimenti, ma soprattutto di investimenti di questo tipo qui, perché sono estremamente volatili e l'esperienza di Luna ci ha insegnato che nessuna criptovaluta è invulnerabile al fallimento, quindi investite somme solamente che potete permettervi di perdere, perché qui la dinamica è veramente rischiosa. Fate attenzione, fate le vostre opportune ricerche. Vediamo prima di tutto quali sono i rischi che vanno a colpire questa tipologia di prodotti, gli ETN, ma anche il mondo cripto, senza dimenticarci appunto i rischi che sono connessi al mondo cripto, è fondamentale ricordarseli. Gli ETN sono strumenti derivati, quindi sono emessi da una società finanziaria, sono di fatto dei contratti che possono essere acquistati su un mercato finanziario e questa società porta con sé ovviamente il rischio d'emittente, perché è il classico rischio nel caso di strumenti emessi da una società, cioè il rischio che quella società risulti insolvente e che non ci restituisca il capitale che noi abbiamo investito. È lo stesso rischio che abbiamo anche con le obbligazioni, con le azioni, quindi non è nulla di strano. Qui c'è però una cosa in più che approfondiremo dopo, ossia la collateralizzazione, che ci permette un po' di mitigare questo rischio. Passando alla seconda tipologia di rischio, invece, abbiamo sicuramente il rischio valutario, perché questi strumenti operano in dollari, ma noi siamo investitori dell'eurozona, quindi noi vediamo le nostre quote convertite in euro quando investiamo in strumenti di questa tipologia qui. Ecco che quindi l'incidenza del cambio euro-dollaro è presente e potrebbe penalizzarci come anche aiutarci.
Il terzo aspetto ovviamente è il rischio inteso come volatilità. Si tratta dell'asset probabilmente più volatile privo di leva, intendo le criptovalute, quindi rendetevi conto che nel giro anche potenzialmente di poche ore potreste trovarvi già in guadagno o in perdita di diversi punti percentuali. Lo abbiamo visto accadere proprio l'anno scorso. Quarto rischio, secondo me, è tipico delle criptovalute, ossia il rischio del progetto. E io ti rimballo il caso di Luna, quando c'è stato il depegging della stablecoin di Luna, che ha portato poi ha mandato in malora tutto il progetto, cioè diciamocelo, è stato un disastro. Ecco, quando si verifica un fallimento di questo tipo qua, che è un fallimento tecnologico, un fallimento di progetto, organizzativo, quello che volete, quello che si va ad azzerare è direttamente l'asset sottostante, quindi è un rischio separato rispetto a quello dell'emittente, che colpisce proprio in questo caso il progetto della criptovaluta sulla quale avete investito. Quindi, come dicevo prima, qui dovete essere disposti a rinunciare a quel capitale, consci che potreste anche perderlo del tutto. Ecco perché l'esposizione deve essere molto contenuta. Abbiamo parlato solo di cose brutte, però ora vorrei arrivare a vedere quelli che sono i vantaggi dello sfruttare gli ETN per investire in criptovalute. Ma prima di farlo, per la prima volta su questo canale, voglio inserire una pausa sponsor. E lo sponsor di questo video sono io. Sì, perché per ora ho deciso di mantenere indipendente questo canale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io non accetto collaborazioni commerciali con società che emettono prodotti o forniscono servizi nell'ambito finanziario e degli investimenti. Valuterò invece collaborazioni in ambiti diversi. Ma per riuscire a mantenere questa indipendenza è fondamentale il vostro supporto e me lo potete fornire come fate sempre mettendomi piace al video e iscrivendovi al canale. E ringrazio tutti quelli che lo faranno. Ma da oggi c'è anche una seconda modalità tramite la quale potete sostenermi ed è economica, sfruttando la funzione Grazie di YouTube, che non so se la conoscete, ma vi permette di contribuire economicamente al lavoro dei vostri creator. E mille grazie ovviamente a chi la sfrutterà. Torniamo ai vantaggi degli ETN. Perché io dovrei utilizzarli all'interno del mio portafoglio di investimento? Beh, principalmente devo chiedermi, io voglio investire in criptovalute? Perché se la domanda è sì, allora gli ETN secondo me costituiscono il miglior compromesso tra i mercati finanziari classici e gli exchange. Difatti, dopo la catena di fallimenti che FTX ha portato nel mercato criptovalute, io non mi sono nemmeno più fidato di Binance. E sapere che il proprio patrimonio in criptovalute è detenuto presso una banca o un broker dà una tranquillità impagabile, sicuramente maggiore rispetto a quella di avere le proprie cripto su un exchange. E onestamente non mi sentirei nemmeno sicuro a tenerle in una chiavetta. Inoltre, io con gli ETN ho la possibilità di espormi verso società finanziarie quotate, come può essere WisdomTree o come può essere Invesco, piuttosto che lasciare le mie cripto all'interno di un exchange gestito da una società privata che nel 99% dei casi ha sede in un paradiso fiscale. Esistono però due lati negativi relativi agli ETN che sono da notare. Il primo aspetto, lo dico veramente a malincuore, è la funzione di staking. Dovendo utilizzare gli ETN, io non potrò più utilizzare lo staking, non esisterà più per me questa possibilità perché è una funzione tipica dell'exchange. Il secondo aspetto negativo è che noi siamo abituati ai costi contenuti degli ETF e un pochino più elevati degli ETC, ma gli ETN hanno spesso costi davvero elevati che possono arrivare anche ad un 3 o 4% annuo. È sufficiente fare un'attenta selezione per riuscire comunque a contenere quel costo rimanendo sotto l'1%. Viene spontaneo chiedersi perché gli ETN hanno un costo così elevato e secondo me le cose da considerare sono due. La prima è sicuramente un vantaggio competitivo che l'azienda che emette quello strumento vuole sfruttare, ossia il fatto che il mercato degli ETN esposti su criptovalute è per ora ancora vuoto e nonostante ci siano già diversi strumenti, è possibile mantenere alti i prezzi dei costi di gestione per guadagnarci. La seconda considerazione è dovuta alla collateralizzazione. L'avevo già citata prima, ci permette di mitigare il rischio di emittente e l'abbiamo visto anche negli ETC. La collateralizzazione praticamente permette ai contratti di derivati, perché non è una cosa tipica degli ETN, in realtà il collaterale è un istituto famosissimo, conosciuto anche dai trader che operano con marginazione. Permette di porre a garanzia di un contratto un determinato bene. In questo caso il bene è fisico, quindi gli ETN sono spesso physically backed, che significa che hanno un equivalente rispetto al patrimonio in gestione,
detenuto in criptovaluta. Quindi se il mio ETN, ad esempio su Ethereum, ha una capitalizzazione di 38 milioni di dollari, ipotizziamo, significa che ci sarà un equivalente di 38 milioni di dollari in Ethereum, in ETH, che sono detenuti presso la società finanziaria all'interno dei suoi wallet. Essendoci sempre questa corrispondenza, cosa succede? Qual è la garanzia che teoricamente otteniamo? È che se la società emittente salta, diventa insolvente, quantomeno c'è quel capitale sui quali gli investitori possono soddisfarsi. Certo, le tempistiche sarebbero comunque lunghe, ma è una forma di garanzia in più. Infine, vorrei anche aprire una parentesi su chi vede le criptovalute come una buona occasione di diversificazione. In realtà, purtroppo, abbiamo visto come nel 2022 questa diversificazione in realtà non ci sia assolutamente stata, perché è stato dimostrato come una correlazione positiva in realtà esista tra le criptovalute e i mercati finanziari. Anzi, se volessimo attribuirgli un valore beta, io direi che quel valore beta sarebbe almeno di 3, vedendo come è andato il 2022. Concludendo, gli ETN potrebbero essere lo strumento giusto per far sì che gli investitori vecchio stile possano approcciare delle asset class ancora così esotiche come le criptovalute, che per alcuni esistono già da anni, ma per altri vi assicuro sono cose ancora del tutto nuove. Fatemi sapere cosa ne pensate scrivendolo come sempre nei commenti. Se avete domande o curiosità, ovviamente scrivetele, io cercherò di rispondere a tutti. Io vi ringrazio per avermi seguito, like e iscrizione se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video.